Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti ad un nuovo video. Su Instagram vi ho appena chiesto che cosa ne pensate dei cerchietti così grandi e la stragrande maggioranza di voi mi sta dicendo che non vi piacciono, quindi adesso mi sarò complessata per tutto il video che lo indosso. Comunque, mia family, oggi voglio farvi vedere gli ultimi acquisti, che sono tanti, che ho fatto su, aiuto, ASOS, pacco gigantesco, appunto perché dico sempre prendo giusto un paio di cosine che mi servono, tipo devo prendere un paio di pantofole, ok? E poi alla fine mi sono ritrovata che ho comprato praticamente tutto il guardaroba nuovo. Visto che non vi faccio sempre vedere quando faccio acquisti low cost su Shein o su ASOS, però poi nelle foto su Instagram, nei video mi chiedete sempre dove hai preso quel top, Nicole, dove hai preso quei pantaloni. Quindi oggi ho deciso di farvi vedere tutte le cosine che ho preso che secondo me vi piaceranno tanto. Penso di aver scovato cose molto carine. Visto che appunto dovevo comprare un paio di pantofole, vi faccio vedere intanto queste. Come sapete, ho avuto degli amici che da Trieste sono venuti a trovarmi per il weekend e queste sono un paio di pantofole che ho preso insomma per la mia amica e poi per gli altri ospiti che avrò qui a casa. Sono un paio di pantofole in pelliccia finta, molto morbide, molto comode, secondo me appunto nere così semplici vanno bene per qualsiasi stile, insomma sono molto carine e devo dire quasi tutte le ciabatte ormai le prendo su ASOS. Dopo che mi sono pentita amaramente le sto indossando ancora, ragazzi, ogni tanto le tiro fuori, sto indossando ancora le mie Louis Vuitton, che però come potete vedere hanno, e l'altra ciabatta è uguale, appunto hanno il buco davanti vicino all'alluce, quindi potete immaginare quanto costa un paio di pantofole Louis Vuitton. Quindi dopo aver avuto questa esperienza che sono bucate in 2 mesi, adesso le compro solo su ASOS. Dovete essere stati bambini negli anni 90, presumo, per ricordarvi gli orsetti del cuore. Io mi ricordo il cartone molto vagamente, però mi ricordo che avevo un sacco di giocattoli, avevo un portachiavi, che poi è diventato super una cosa a cui tengo particolarmente perché l'avevo regalato a mia nonna, che adesso non c'è più, e quindi quel portachiavi mi è rimasto tantissimo nel cuore perché a lei piaceva tanto. E appunto mi sono sempre piaciuti gli orsetti del cuore. Mi ricordo che il cartone lo guardavo con molta felicità e mi piaceva il fatto che ognuno avesse sul pancino un simbolo diverso. Non lo so, sono quelle cose che ti piacciono tantissimo da bambino. Poi se ci ripensi, ti viene tanta, tanta, tanta nostalgia di quei tempi. Ecco, per me è così con qualsiasi cosa degli orsetti del cuore. E inspiegabilmente adesso sembrano essere tornati di moda, si vedono ovunque. Non ho ben capito il perché siano esplosi adesso così dal nulla, perché non mi risulta che abbiano rimesso le puntate in TV, oppure forse sì, ditemelo voi. Io mi sa che li guardavo a Bim Bum Bam tipo ai tempi ad Italia 1 quando c'era Paolo Bonolis. Vabbè, lui forse non me lo ricordo, essere onesta, però so che c'era e mi ricordo che guardavo Bim Bum Bam e c'erano gli orsetti del cuore. Siccome voglio anche la maglia di questo completo, terrò d'occhio ASOS per vedere se ritorna disponibile, però appunto nel frattempo ho preso questi pantaloni. Di un bellissimo lilla peccato che l'orsetto sia così piccolino, però appunto mi sono piaciuti un sacco. Non penso pre-Covid di avervi mai fatto vedere una tuta, un paio di pantaloni di una tuta in un video haul, ma adesso in realtà mi chiedo come ho fatto a vivere tutti questi anni senza le tute, perché prima le detestavo, ragazzi, per me erano l'anti-eleganza, ma mi rendo conto che non ci capivo niente, perché in realtà sono la cosa più comoda al mondo e io vorrei vivere solo in tuta, cosa che sto indossando anche in questo momento sui pantaloni, come pantaloni, perché non mi vedete sotto l'inquadratura, quindi sì, ho preso questi. Poi, parlando appunto di tute, questa l'ho presa in realtà con un altro ordine che ho fatto, ma non ve l'ho fatta vedere, e ha ancora le etichette ed è questa. Qua almeno ho trovato entrambi, sia la maglia che i pantaloni. Detesto quando trovo solo uno dei due, cioè proprio una cosa che mi dà fastidio. Poi, come vedete, finisco per prenderli comunque, però mi dà fastidio. E qui sono riuscita a trovare, ovviamente, ragazzi, le taglie sono tutte oversize per quanto riguarda pantaloni e maglia. Se come top mi va bene una S, come pantaloni una M, io prendo sempre L e L o
L, M almeno, se non addirittura XL, se le vedo che vestono un pochino strettine, proprio mi piace stare comoda, ok? Ed ho preso questa di Fiorucci, naturalmente io amo il rosa, quindi è del colore perfetto, perché trovo mi stia molto bene il rosa cipria pastello così chiaro, e questa ha appunto il logo dei due angioletti che sono il simbolo di Fiorucci. È molto larga e molto molto morbida, e all'interno è felpata, quindi tiene anche molto caldo. E poi c'è la maglia, quindi la felpa, mi piace perché ha il cappuccio. Anche qui c'è il simbolino Fiorucci con i due angioletti, è semplice, ha la tasca davanti e appunto dietro è monocolore, molto semplice. Mi è piaciuta subito. Poi Fiorucci è un brand a cui sono particolarmente legata. Non penso ci siano più negozi fisici, perché mi ricordo quello che c'era a Milano un sacco di tempo fa, però non mi risulta ci sia più. Però appunto è un brand che mi piace un sacco, e quindi ho preso un'altra felpa, altre tutte eccetera. Appunto dal lockdown non riesco a fermarmi, quando vedo un bel set comodo, cioè lo prendo subito. Arriviamo ai pantaloni. Ragazzi, ho preso un paio di jeans tatarà a zampa, lo so, è assurdo, sono tornati in modo molto prepotente i jeans a zampa, ve ne sarete già accorti naturalmente. Ho cercato di resistere un po' a questo trend perché mi ricordava troppo i primi anni delle superiori, mi ricordava troppo quando fuori pioveva e io avevo questi jeans a zampa che poi prosciugavano su tutta l'acqua e ti ritrovavi tutti i pantaloni bagnati, oppure erano troppo lunghi e quindi si faceva il buco, praticamente cioè li consumavi perché camminando strusciavano per terra, insomma il delirio. Adoro il fatto, anzi non lo adoro per niente, che siano tornati, cioè in realtà mi piacevano i jeans a zampe. Mi ricordo che quando poi sono passati di moda e sono ritornati di moda quelli tipo a tubo, insomma skinny, mi ricordo che ero tristissima e mi dispiaceva un sacco, mi è dispiaciuto un sacco anche quando la vita bassa e non è stata più di moda, adesso sta tornando, quindi insomma non lo so, sembra un po' che quello che andava di moda negli anni primi 2000 adesso sia di nuovo di moda. Quindi ho preso, anch'io ho ceduto ragazzi, ed ho preso i jeans a zampa. Ho trovato questi, vi metterò comunque tutti i link, i vari, insomma così trovate i capi su ASOS se vi piacciono. Ho preso questi jeans a zampa che sono super lunghi, in realtà li ho già indossati una volta ma dovevo assolutamente inserirli in questo video. Sono anche questi stralunghissimi e quando cammini strusciano a terra praticamente. Devo dire che come tessuto, come vestibilità sono molto comodi. Il tessuto non è elasticizzato, è molto però mi dà l'idea di essere appunto un buon tessuto spesso, mi piacciono molto. E penso di prendere un altro paio identico di questi jeans, solo per il fatto che appunto mi piacciono troppo e voglio averli sempre, anche quando questi li metto a lavare voglio avere un altro paio di questi jeans. Fatemi sapere quali sono i vostri pensieri sul ritorno dei jeans a zampa e sul ritorno della vita bassa. Secondo me non stanno bene a tutti queste due cose, specialmente la vita bassa, quindi ragazze che come me avete un po' di fianchi sicuramente appunto non saremo tutte contente, ma chi se ne frega, pure se vi piacciono mettiamoli comunque, pure se abbiamo tutti i fianchetti insomma che strabordano. Poi allora, altra cosina, quando ho visto questo maglioncino non ho potuto non prenderlo. È molto semplice e molto molto corto, ma conto di portarlo con pantaloni a vita alta perché altrimenti appunto ho tutta la pancia all'aria, io che sono molto alta questo probabilmente mi arriverà a malapena sotto il seno. Però sì, il colore mi è piaciuto un sacco, è molto molto morbido, naturalmente i tessuti su ASOS probabilmente sarà mezzo poliestere, se non per la maggior parte, lo sappiamo, costano poco, ma appunto non dipende un po', in realtà le tute che ho preso sono 100% cotone, ma dipende un attimino, bisogna sempre guardare la composizione, però appunto mi piace
piaceva tantissimo, a manica lunga, diciamo un po' una mezza stagione, perché naturalmente è caldo, ma non è una cosa proprio invernale. E sì, mi piaceva il colore, non mi fa impazzire tantissimo lo scollo a V così in realtà, preferisco monospalla o più simile appunto tipo girocollo come questa maglia, però mi piaceva troppo troppo il colore e non ci ho pensato su due volte. Quando vedo un capo di questo colore, a meno che non sia veramente di una forma allucinante, lo prendo. Questo è un set che vi è piaciuto molto e lo avete visto, l'ho messo per la prima volta lo scorso weekend e lo avete visto nell'ultima foto, una delle ultime foto che ho caricato su Instagram, ed è questo set. Sono due capi diversi, naturalmente fanno parte dello stesso set, però vengono venduti separatamente. Il primo è questa, adesso voi ditemi, questa canotta, adesso voi ditemi se questo set non è stato creato appositamente per me. Cioè, ragazzi, fa troppo Nicole, sia la fantasia che il materiale, che è super super morbido e soffice, non dà assolutamente fastidio, non è lana che pizzica. Se avete la pelle delicata come la mia vi capisco, ma questa non dà assolutamente fastidio, è molto molto soffice. E appunto c'è questa canotta, i colori rosa chiaro, bianco ad oro, e in coordinato ho preso appunto questo cardigan da portare sia separatamente che assieme. Nella foto su Instagram li portavo assieme, ed è questo cardigan dello stesso identico colore, stessa fantasia, stesso materiale. Mi ricordano molto lo stile Mean Girls oppure Cher nel film Clueless, stavo cercando di ricordarmi il nome in italiano, non me lo ricordo. Comunque sì, questo, forse questa è una delle mie cosine preferite del video haul di oggi. Poi, allora, questo in realtà può sembrare un capo molto X semplice, niente di particolare. C'erano anche i pantaloni, naturalmente per l'ennesima volta frustrazione al massimo, perché erano sold out, quindi ho trovato soltanto il top. Però questa è una maglia in ciniglia, naturalmente rosa, perché insomma ormai mi sto rendendo conto, tutto rosa in sto video. Questa è una maglia in ciniglia, mi piace un sacco perché è a monospalla. Io amo top maglie, qualsiasi cosa monospalla io adoro, che in realtà non è proprio monospalla, cioè ha due spalline, però sta a un collo molto molto largo, quindi da una parte sta sotto la spalla. Mi piace un sacco perché penso che sia in realtà la maglia di un pigiama, ma io la uso per uscire. Forse il set intero sa un po' più di pigiama, però secondo me abbinata ai jeans ci sta molto molto bene. E appunto non sembra niente di che, ragazzi, ma a me i top con questa forma stanno benissimo. In più sono anche molto molto comodi, perché non è molto oversize. Altro maglioncino, ho fatto un sacco di acquisti per l'autunno inverno, è questo, ragazzi. Lo so che non è forse propriamente il mio stile, però come colori secondo me mi sta molto molto bene, sempre per il fatto che c'è questo blu. Non penso che il giallo mi stia particolarmente bene, ma questa accoppiata blu e giallo così con questo blu elettrico scuro, secondo me era troppo troppo vero, non potevo non prenderlo. E questo è di una lunghezza media, direi, non è troppo corto. Ricorda molto quei maglioncini dei college americani con i bottoncini e questo scollo molto molto ampio. Sì, più che altro l'ho presa per ultimamente, forse anche complice l'armocromia, cerco più di guardare sì la forma ma anche i colori delle cosine che acquisto, quindi questo praticamente l'ho preso per i colori che ha, e sono curiosa di sapere se me li vedete bene addosso. Poi, oh my god, ragazzi, devo assolutamente parlarvi di questi leggings. Questi leggings li ho presi uguali, identici, già li ho e li ho comprati 3-4 anni fa, sono ancora perfetti, e visto che li ho trovati in sconto ho voluto prendere un altro paio. Sono leggings che sembrano in pelle, sembrano però perché è soltanto un tessuto lucido, non è vera pelle, ma sono super resistenti. Non sapete quante volte mi è capitato di mettere o togliere i leggings con le unghie lunghe e di bucarli. Con questi non succede, sono super resistenti e hanno proprio una buona, secondo me un ottimo materiale. Sono dei leggings che non sembrano cheap, molto molto belli in vita, perché se avete un po' di fianchetti, un po' di pancetta
contengono tutto, sono molto, appunto, in realtà fanno questo effetto contenitivo su lungo tutto il pantalone, in realtà, ma appunto a me piace un sacco l'effetto pelle che danno, pur non essendo pelle, e il fatto che stiano molto molto bene. Fanno una bella silhouette, ecco, e stanno benissimo con tutto. Una cosa che mi piace molto anche di questi leggings è che, pour non essendo della linea tall, quindi sono leggings normalissimi, non sono fatti per le ragazze alte, mi piacciono però perché sono lunghi, cioè almeno mi arrivano alla caviglia. Il problema che io ho con tutti i pantaloni, se non li prendo proprio delle collezioni fatte apposta per le ragazze alte, mi arrivano o a metà o a tre quarti del polpaccio, che è una cosa che non slancia per niente la figura, cioè proprio non mi piace. Io poi ho un odio molto forte per i pinocchietti, quindi tutti i pantaloni che stanno corti, quindi appunto questi sono ottimi in tutti i sensi. Sempre per lo stesso discorso che mi vedo molto bene con questo colore azzurro pastello, ho visto questo maglioncino e l'ho preso subito al volo all'istante, come i maglioncini che vanno un sacco in questo periodo. È parecchio corto, ma non troppo. Poi, naturalmente, se lo abbini ad una vita alta sarà bello coprente. Se lo abbini ad una vita bassa, hai un po' il pancino all'aria. Però, appunto, mi piaceva molto il colore, molto la forma, anche le maniche. Notare che sono un pochino a sbuffo qui sulle maniche, le spalle. Intendevo che sono un pochino così, appunto, paffutelle qui. Anche questo l'ho preso oversize. Questa è l'unica cosa, forse, che non ho provato. Mi sembra forse un pochino grande, però, appunto, visto che mi piacciono le cosine oversize, ci sta. Poi, se avete il fisico a pera come il mio, quindi spalle, vita molto strette e poi appunto fianchi e sedere più formosi, vi consiglio sempre di avere un top non troppo attillato, piuttosto che sia un pochino più morbido, un pochino più oversize, proprio per bilanciare la figura. Quindi sì, ho preso questo maglioncino che mi vedrete indossare molto spesso. E poi mi sa che siamo arrivati all'ultima cosina, che sono questi pantaloni, sempre jeans, sempre rigorosamente a zampa, perché appunto ormai mi stanno piacendo. Eccoli qua, anche questi stralunghi, e questi, se non sbaglio, come gli altri, sono della collezione Tall. No, questi sono Bershka, collezione normalissima. Ok, e appunto sono simili agli altri, però hanno questo strappo sul ginocchio. Come tutte le cose degli anni 90, stanno ovviamente tornando anche loro, i jeans strappati, se non ve ne eravate già accorti. Quindi, mia family, questo è quanto per il video di oggi. Spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere se volete che vi faccia anche video haul di cosine low cost, non solo di marchi, insomma, molto costosi. Fatemi sapere. Voi vedrete questo video domani, che è venerdì, quindi io vi aspetto lunedì con un nuovo video. Mi raccomando, il nuovo orario di caricamento, che sono le 14, quindi a lunedì, mia family. Vi mando un bacio grandissimo, e naturalmente, perché nel video scorso mi sono dimenticata l'abbraccio, ero così emozionata di tornare a filmare dopo 10 giorni che mi sono dimenticata, quindi mia family, oggi l'abbraccio è ancora più forte perché devo recuperare per ieri. Venite qua che vi abbraccio forte 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 forte. Quindi a lunedì e buon weekend, ciao.